Già il titolo di per sé di fatto declina quello che è l'intento dell'iniziativa, perché Moby Dick è un po' per eccellenza la metafora della ricerca. E come ha detto di recente il filosofo Peter Sloterdijk, che lo si voglia o no, siamo tutti su una grande baleniera, cioè alla ricerca della propria personale ossessione, che sia la felicità, la conoscenza, la scoperta o altro. Il tema di questa prima edizione, che si svolgerà prevalentemente in una tenso struttura in Piazza della Repubblica dal 4 al 7 di maggio, con una preview il 3 di maggio, saranno le relazioni e la comunità, perché assistiamo sempre più spesso a una conflittualità sociale che corre anche online, ma spesso anche a poco approfondimento di quelle che sono le cause della conflittualità e quindi del nostro stare insieme. Ecco allora che abbiamo organizzato, toccando diversi settori, perché andiamo dal Valerio Bispuri, che è uno dei fotografi più noti a livello nazionale e internazionale, che per l'appunto inaugurerà l'iniziativa il 3 di maggio, fino a tutti gli altri settori come il giornalismo, la cultura, la storia, fino allo sport. Sono tante le persone significative che ci accompagneranno in questo percorso, perché ci sarà Ezio Mauro e Ferruccio De Bortoli, due giornalisti particolarmente prestigiosi. Avremo poi anche il mondo dello sport rappresentato da Leonardo, l'ex calciatore brasiliano, allenatore e dirigente, uno dei protagonisti del calcio negli anni recenti. Poi ci sarà il concerto di Bobo Rondelli, per l'appunto per trattare anche l'argomento della musica, il regista Segre, che per l'appunto affronterà insieme a Maiorino, un tema particolarmente significativo anche, ripeto, per la nostra società, che è quello Il tema dell'architettura. dell'immigrazione, quindi della città in senso lato, con Stefano Boeri, famoso architetto e autore anche del Bosco Verticale. Avremo il fondatore di Slow Food, Carlo Petrini, che fra l'altro ha dato vita anche a esperienze particolarmente significative come quella di Terra Madre. E infine toccheremo anche aspetti legati più alla politica con Walter Veltroni. E un altro tema significativo che correrà tutto lungo il festival è quello delle relazioni internazionali, perché vediamo quanto questo tema sia sempre più significativo e centrale nella vita della nostra comunità e a livello globale. Grazie.